persona è gravissima in ospedale. Sì, in questo momento siamo totalmente frastornati perché io sto solo pensando a loro e basta, sto pensando ai due figli che ho qui in azienda, perché la nostra è una famiglia, cioè siamo un gruppo di ragazzi che lavorano tutti assieme e credetemi, in questo momento io sto solo pensando a loro e alle loro famiglie e basta, non sto pensando a nient'altro. Senta, per non dire inesattezze, l'orario più o meno e che cosa è successo? Guardi, l'orario era circa sulle 2, 2 e un quarto, cosa sia successo lo dobbiamo ancora capire, ma credetemi che per noi in questo momento ci sono solo i nostri due ragazzi e basta. Non so dirvi di più perché in questo momento sto solo pensando a quel ragazzo che in questo momento sta lottando contro la vita, basta. Ecco come sta. Ho chiesto in continuazione, mi dicono che è stabile e gli stanno facendo delle tacche. Di più, credetemi, non so nulla. Stavano lavorando in un autoclave, lei stavano coprendo. Io da quello che sto capendo stavano lavorando in un serbatoio, uno è andato dentro e l'altro è entrato a soccorrerlo, questo è quello che io so in questo momento. Non so nulla di più, anche perché, credetemi, la nostra è una famiglia, cioè sono dei ragazzi giovani che sono cresciuti con me, con l'azienda e quindi... Quindi erano tanti anni che erano con voi? Assolutamente sì, ma è gente nostra, cioè sono ragazzi nostri che sono cresciuti con noi, quindi faccio fatica a parlare, credetemi. Ma chi si è accorto? Perché? Ma dei ragazzi lì abbiamo provato subito ad aiutarli, ma... La situazione non era facile, quindi anche per noi non era, in quei momenti lì non hai neanche la lucidità, perché è come tu abbia dentro un figlio, cioè non è che ci sono tante cose da dire, scusatemi. Purtroppo appunto questo pomeriggio abbiamo avuto questa notizia di questo incidente grave che purtroppo ha colpito un'azienda del nostro territorio. Sappiamo che le cantine, soprattutto in questo periodo appunto con la raccolta delle uve, sono ambienti diciamo delicati. I corsi per la sicurezza vengono fatti regolarmente, ormai questo è un territorio che da quel punto di vista si sta impegnando tanto e anche la cantina Cadiraio ha fatto molto in questo senso. Purtroppo penso si possa trattare di una tragica fatalità. E appunto due ragazzi nelle operazioni di manutenzione sembrerebbe che appunto siano stati colpiti da questa nube, quest'area di azoto / anidride carbonica e quindi che ha generato asfissia e chiaramente ha fatto sì che non perdessero i sensi. Dispiace anche perché da come ho capito erano comunque anche operai esperti, quindi comunque gente che non era appunto un avventizio come magari può sembrare in certe situazioni. È davvero un brutto colpo per l'azienda, ma anche per la comunità quando succedono questi eventi. Questa è un'azienda storica del territorio? È un'azienda storica, diciamo la famiglia Cecchetto, poi anche con le attività che svolge durante tutto l'anno, aiuta a tenere viva anche la socialità e la comunità, quindi aumenta ancora di più il dispiacere quando certi episodi colpiscono purtroppo anche queste nostre realtà che sono anche eccellenza, espressione di eccellenza nei nostri territori.